bentornati, bentornati assieme a noi. Quella che vedete nei nostri video wall è la copertina del numero di giugno del National Geographic. Sembrerebbe la punta di un iceberg, ma è soltanto l'apparenza, perché si tratta in verità di una busta di plastica. La foto è di un artista messicano, cara Gabriella, Jorge Gamboa. Ebbene sì. E possiamo dirlo, è una denuncia di enorme potenza. Eh sì, Massimiliano, ci vuole poi poco a capirlo, perché siamo invasi dalla plastica, letteralmente sommersi. Sappiamo che ci sono dei continenti, delle isole che fluttuano da qualche parte negli oceani, però noi oggi restringiamo il campo all'Italia, ce ne vogliamo occupare e cercheremo di dare anche a questa immagine parecchio preoccupante la forma concreta dei numeri. Perché nei giorni scorsi Lega Ambiente lo fa da qualche anno, da 4 anni, ha mostrato con evidenza quello che sta accadendo sulle nostre spiagge. Pensate, in 100 metri di spiaggia, 100 metri Massimiliano, ti seguo. Stati raccolti fino a 620 rifiuti, quasi tutti di plastica. No, pensavo che 4 anni è il tempo nel quale io ho fatto la raccolta differenziata. Sono ormai 4 anni e non è servita a niente la mia raccolta differenziata. È servita, certo. È importante. Però è soltanto un piccolo contributo, mi pare di capire. Ne parliamo con i nostri ospiti. Grazie a Serena Carpentieri, vice direttrice di Lega Ambiente. Viva la differenziata, Francescato, non i bacchetti. Grazie a Francescato, ambientalista storica, responsabile delle relazioni internazionali di Green Accord. Grazie di essere con noi. E grazie al collega Antonio Cianciullo, in libreria in questi giorni, con l'ecologia del desiderio, curare il pianeta senza rinunce. E poi abbiamo voluto qui anche una prospettiva un po' diversa, cioè vedere chi di fronte all'invasione dei rifiuti, soprattutto in plastica, sceglie di non arrendersi affidandosi anche all'immaginazione. Laura Rovida, dico bene, designer tessile, tra poco capirete perché qui, perché ci parlerà di riciclo e con quale fantasia. Alessio Ciacci, eco manager, lo ritroviamo perché qualche anno fa alle nostre prime edizioni lo abbiamo avuto in collegamento da Capannori, provincia di Lucca, dove è stato assessore, e siamo in un comune che ha ottenuto diversi riconoscimenti tra i più ecosostenibili del pianeta, insomma, in città, insieme con città del calibro di San Francisco. Tra poco ne parliamo. Ha fatto scuola quell'esperienza. Ha fatto scuola. Allora, io chiedo alla regia di rimettere la foto con la quale abbiamo iniziato questa puntata, perché vorrei subito chiedere alla Francescato come la commentiamo questa foto, al di là dell'aspetto artistico. Questa foto è bellissima ed è un pugno nello stomaco, ma ne abbiamo bisogno, perché un pugno nello stomaco evidentemente è l'unica cosa che ci può risvegliare, visto che se la plastica sta costruendo degli interi continenti negli oceani, la colpa è nostra, perché si producono ogni anno nel mondo 269 milioni di tonnellate di plastica e gran parte va a finire proprio nei fiumi, nei mari, nel suolo, dovunque. Anche noi in Italia facciamo la nostra parte, pensate, dico solo una cifra, noi siamo al secondo posto al mondo dopo il Messico e al primo in Europa perché beviamo l'acqua in bottiglia, ecco. Una grande passione nazionale, 244 litri pro capite ogni anno, di cui io pure in paesini meravigliosi, con sugli Appennini, c'è un sacco d'acqua che si può benissimo prendere l'acqua del sindaco, la brocca con l'acqua dentro, amici miei, mi raccomando. Perché purtroppo poi, se non facciamo così, se non cambiamo le abitudini quotidiane, non bastano le norme, perché le norme ci sono, poi ne parleremo, ci sono sempre state le direttive comunitarie, ieri l'Unione Europea ha passato quest'altra norma che riguarda 10 prodotti di monouso, quindi questo è un bel passo in avanti. Un bel passo in avanti, tra poco lo vediamo bene. Io ho sentito ieri i Verdi europei, mi hanno detto che sicuramente il Parlamento europeo chiederà ancora di più, benissimo. In Italia ci sono le norme, cito soltanto la grande battaglia che ha fatto Mare Vivo per togliere le microplastiche dai cosmetici dal 1° di gennaio 2019. Una volta, quindi, tanto qui siamo abbastanza all'avanguardia. Sì, ma poi non vengono applicate e mancano i controlli. Finisce come racconta Lega Ambiente. Ecco, vigileremo. La domanda è sempre quella, nota dolente, certo. È sempre quella dei controlli. Stavo pensando, guardando quell'immagine, e gli stili di vita. Massimiliano ha detto non un fotografo, ha detto un artista, bellissima. Pensavo che 15 anni fa c'è uno scrittore giovane, fulminante, scozzese, Alan Warner, che in questo libro L'uomo che cammina aveva consegnato queste immagini, li chiamava i sacchetti fantasma, le buste di plastica che si vedono dappertutto lungo le ferrovie, si vedono lungo le autostrade, che fluttuano, che volano, appunto, perché poi adesso parleremo di questo. Ci interrogheremo sulle responsabilità. No, questa immagine unita alla copertina per chiedere un ambiente più pulito, certo, ma adesso le vedremo le responsabilità di chi sono. Siamo bravissimi. Però diciamo, questa immagine qui unita alla copertina da cui siamo partite ci consegnano
un'emergenza. Allora, Cianciullo, in questo caso non possiamo, Antonio, dire che stiamo esagerando. Siamo letteralmente, così come abbiamo detto in apertura, invasi dalla plastica. Non c'è dubbio, i dati li ha ricordati grazie a Francescato poco fa. Il punto è che di questi tempi c'è un po' la tentazione a buttare tutto all'aria sempre come principio. In realtà il settore dell'industria chimica che produce la plastica può essere difeso, l'Italia lo ha fatto efficacemente cambiando il tipo di plastica, cioè usando delle plastiche che a un certo punto si decompongono, si chiamano compostabili e quindi durano alcune settimane negli ambienti in cui finiscono e non dei secoli come queste qui. Perché quindi qui si parla proprio di 400 prima... anni, ho letto delle cifre, secoli. 500. Questa è la prima misura, però questa non contrasta con l'altra del divieto. Le due misure vanno affiancate, cioè alcuni oggetti, l'usa e getta deve essere vietato o scoraggiato il più possibile, in modo che i numeri si abbattano drasticamente. Quello che rimane, perché saranno quote di uso che non si riesce a eliminare totalmente, le fai con materiali compostabili e si decompongono in settimane. Allora sì che si risolve il problema. Qui c'è con già due una strada. Divieti da una parte e innovazione tecnologica all'altra. Combinati con intelligenza e con costanza risolvono il problema. Qui c'è stata data una soluzione, quindi tenendo presente che noi dobbiamo guardare al ciclo completo, cioè dalla produzione fino all'uso, la distribuzione, il riciclo. Aggiungiamo i posti di lavoro. Perché certo. Potenziare la raccolta differenziata, potenziare il recupero e il riciclaggio vuol dire migliaia di posti di lavoro e centinaia di imprese. Qui poi lui molto meglio. E tra poco tutti raccontiamo noi delle esperienze. Noi qua in questi anni le abbiamo raccolte di esperienze veramente interessanti. Carpentieri, Massimiliano voleva andare subito lì, no? Al dunque, c'è cioè il discorso della responsabilità. Perché se noi guardiamo a quelle spiagge, adesso poi le guarderemo ancora più da vicino, vediamo quanto siamo invasi. Ora, quelle così, detto, poi precisiamo, ma insomma detto così in sintesi, quella roba che troviamo sulle spiagge, che deturpa le nostre spiagge, roba che abbandoniamo noi perché siamo, me lo lasci dire anche molto incivili, o è roba che ci arriva restituita comunque dal mare e di conseguenza dalle correnti? Comunque siamo sempre responsabili perché qualcuno quelle cose le ha utilizzate. Sì, allora innanzitutto si parla sempre e spesso di rifiuti marini. In realtà i rifiuti che finiscono sulle nostre spiagge in mare di marino non hanno proprio nulla. Sì, sì. Infatti quello che abbiamo dimostrato anche con la nostra ultima indagine è che almeno la metà, ma stime internazionali parlano di almeno una percentuale dell'80% dei rifiuti che arrivano in mare, ci arrivano perché sono mal gestiti sulla terraferma. Quindi questo si parte dalla terraferma. Questo significa che la destinazione finale di questi rifiuti che arrivano sulle spiagge e mare prevalentemente attraverso i fiumi, quindi anche da luoghi molto distanti dal mare, sono lo specchio della nostra incapacità di gestire questi rifiuti a monte. Quindi significa l'abbandono non necessariamente in loco. Andando sulle spiagge si trovano dei rifiuti che segnano proprio il tempo di quanta vita hanno trascorso già sulle spiagge, in mare, viaggiano. Assolutamente, è un problema che purtroppo non ha nessun tipo di confine geografico, come hanno dimostrato anche i viaggi dei dischetti che sono stati dispersi da un depuratore in provincia di Salerno, di cui penso parleremo dopo. Quindi per quello è utile intervenire sul fronte legislativo, ma anche sul fronte delle abitudini delle persone, ma fare in modo che questa sia una responsabilità di tutti i governi del mondo. Le abitudini sono importanti perché non so se voi, come dire, magari le strade di campagna, quelle secondarie, da quando c'è la differenziata ed è giusto farlo, la gente che è incivile, la differenziata butta tutto lì. Ci sono delle sacche di immondizia, magari in campagna, che dove nessuno passerà mai, e diventa davvero un luogo deturpato, no? da questi rifiuti. Ma torniamo alle spiagge, io lo dico perché poi sono le stesse persone che magari poi alzano il dito e se la prendono col comune che non pulisce, col servizio di raccolta dei rifiuti. Insomma, noi siamo bravi a criticare, ma poi quando dobbiamo mettere in azione noi stessi lo facciamo meno. Detto questo, io vorrei sapere quali sono le spiagge che avete monitorato. Allora, abbiamo monitorato 78 spiagge in tutta Italia, quindi da nord a sud della penisola. I nostri volontari hanno applicato un protocollo uguale
per tutte le spiagge campionate. Questa è una delle più grandi esperienze, viene chiamata di citizen science, cioè di scienza partecipata. Abbiamo chiesto un aiuto ai cittadini proprio per andare a vedere cosa si trova sulle nostre spiagge. Che sono volontari che vi seguono da diverso tempo. Sì, sono i nostri fronte. Circoli, i nostri volontari, ma anche cittadini, anche piccoli, insomma, delle scuole elementari e medie. Allora, quello che vediamo sotto forma, diciamo, di materiali più presenti è indubbiamente l'80% di plastica. Uno dei materiali più ubiquitari che abbiamo trovato su tutte le spiagge campionate sono materiali usa e getta di plastica, come vediamo anche nella top 10, che sono i primi 10 rifiuti che si trovano più spesso sulle spiagge. Quindi abbiamo, come vedete, soprattutto i pezzi di plastica, sì, che sono, diciamo, uno degli indicatori più preoccupanti, perché si tratta già di plastica in qualche modo disgregata, e certo, sappiamo che se non la recuperiamo dà origine a milioni di microparticelle che generano un inquinamento irreversibile, invisibile, ingerite molto pericoloso poi dai pesci, anche per la fauna marina. Tutto, trovate un po' gli oggetti che utilizziamo nella vita di tutti i giorni, soprattutto quelli usa e getta, e anche purtroppo ancora una volta i bastoncini per la pulizia delle orecchie, che invece sono, ecco, un rifiuto. Cioè, i bastoncini sono diffusissimi. Non ho capito, mi pulisco le orecchie per strada e poi butto. Ne abbiamo contati più di 4.000. Molti si chiedono cosa ci fanno sulle spiagge. Magari attraverso lo scarico del gabinetto, ma poi ci torniamo sul gabinetto, perché a questo punto, scusate, c'è poco da sorridere su questa faccenda, perché è così. Ma perché tu solitamente io butti no, il codofiocco però diciamo gabinetto. Che evidentemente non fosse altro che si rottura il tubo. Evidentemente, Massimiliano, qui avrai delle sorprese, che credo che loro siano riusciti anche a capire da dove arrivano queste cose. E vedremo pazzesco. Anche che ingresso hanno. Vediamo un po' come vi regolate voi, cosa avete visto, cosa fate, che responsabilità pensate di avere o di non avere. Simone? Che notoriamente... No, è attento. No, assolutamente no, guarda, su questo mi dispiace. Allora, vogliamo coinvolgervi, lo avete sentito, siamo invasi dalla plastica. Allora, la domanda è diretta: siete preoccupati? Vi siete mai attivati per ripulire spiagge, strade o parchi? E se sì, che cosa avete trovato? Quali rifiuti avete trovato? Raccontateci un po' la vostra esperienza e soprattutto condividete con noi il vostro punto di vista sull'argomento. Il nostro numero lo conoscete, 822 88 96. Lasciateci un messaggio in segreteria oppure una mail, siamo noi @tv2000.it. Venite a trovarci su Facebook oppure su Twitter attraverso il nostro profilo @siamonoitv2000. Molto bene, Simone. Allora, noi siamo andati con il nostro Rosario Sardella a Viareggio insieme ai volontari di Legambiente per pulire la spiaggia libera della Lecciona. Cara Gabriella, io credo che Sardella non abbia fatto nulla come al solito. No, ma magari ha cooperato, lo scopriremo. Dai, avrà aiutato. Lo scopriamo, andiamo a vedere che è successo. Una sedia da giardino, forse, un pezzo di televisione, pezzi di plastica varia. Abbiamo iniziato a pulire abbastanza presto oggi, visto che ci aspettavamo caldo, quindi alle 9:30 avevamo già un gruppetto di circa 35-40 volontari, abbiamo tutti registrati, poi li abbiamo accompagnati qua sulla spiaggia e abbiamo già fatto una discreta raccolta di rifiuti. Come ci aspettavamo, la maggior parte di questi rifiuti sono costituiti da plastica, spesso sono pezzetti di plastica, cioè pezzetti delle dimensioni dai 4 ai 10 centimetri, e la plastica apparentemente sembra una sostanza inerte, in realtà poi non lo è, perché veicola a sua volta altre sostanze e quindi potenzialmente abbastanza nociva. Questi rifiuti, solo il 10% è portato dalle persone che vengono sulla spiaggia, il 90%, quindi la stragrande maggioranza, viene dal mare e ci viene portato chiaramente dai fiumi. Ci sono per esempio una quantità notevole di rifiuti che vengono abbandonati in modo scorretto nelle campagne e nelle città. Poi l'acqua con le piogge ruscellando viene di lava queste quantità, questi rifiuti che vanno nei canali, i canali vanno nei canali più grossi, nei fiumi, e nei fiumi pian pianino arrivano al mare. Magari ci mettono mesi, a volte ci mettono anche di più, però alla fine tutto finisce in mare. Bisogna che la gente impari a fare la raccolta differenziata, non abbandonare i rifiuti, e poi ci vogliono dei sistemi controllati sullo smaltimento. Ma fondamentalmente bisogna non usare le plastiche quando non ce n'è bisogno. Poi c'è una parte che proviene dai depuratori.
ci sono dei depuratori in Italia che funzionano male o hanno un meccanismo tale che quando ci sono delle piogge in qualche modo l'acqua viene in più, viene scaricata fuori e quindi una parte dei rifiuti oltrepassa le barriere dei filtri e finisce in mare. La cosa più strana che abbiamo trovato, siringhe tante, i sacchettini, questo faccio un proclama pubblico, le persone che portano il cane in spiaggia e gli lasciano fare i loro bisogni, farebbero meglio a lasciare direttamente i bisogni, anziché metterli nei sacchettini e poi abbandonare il sacchettino con dentro i bisogni. Ecco, direi che questo è il top. C'è ancora molto da lavorare, non so quantificare quanto, ma insomma c'è ancora da lavorare parecchio sulle persone perché riescano ad arrivare a comportamenti corretti. Carpentieri, mi ha colpito molto il livello di preparazione dei volontari, come sapevano insomma raccontare e spiegare quello che sta accadendo. Sotto lo sguardo, e questo mi ha colpito forse ancora di più, molto indifferente dei bagnanti. Quasi sì, fosse normale quell'abbandono, quelle bottiglie di plastica. Noi abbiamo organizzato negli ultimi giorni centinaia di iniziative. Per fortuna ci sono luoghi dove probabilmente anche le persone che si trovano lì sdraiate a prendere il sole non esitano a dare una mano e a ripulire la spiaggia, anche perché insomma è un gesto come dire doveroso, anche perché insomma la spiaggia è di tutti. E io vederla... ricordo delle rivolte capeggiate dalla signora che siede di fronte a lei in alcune spiagge del Mediterraneo. A proposito, quelli erano i grandi yacht che si avvicinavano a riva e buttavano di tutto, quindi abbiamo fatto delle rivolte. Yacht che hanno abbandonato correndo in corsa. Sì, sì. Per l'intervento dei bagnanti, certo, non tutti sono indifferenti. Sicuramente, la partecipazione delle persone è assolutamente fondamentale, però devo dire che ci sono moltissime persone che ci mandano foto quotidianamente, anche in maniera solitaria, prendono il proprio sacchetto, raccolgono i rifiuti che trovano, voglio dire, non c'è sempre bisogno che qualche associazione organizzi degli eventi per farlo in compagnia, è più bello, ha più significato, però chiunque, anche durante quest'estate, può dare un proprio contributo. Allora, quanti rifiuti abbiamo visto nelle immagini che arrivano da Viareggio, Rovida? Lei che ci farebbe con quel... A me viene in mente, chiaramente io mi occupo di tessile ecosostenibile da 17 anni e la prima cosa che mi viene in mente, per esempio, i bastoncini dei ricordi. Questo mi interessa, aspetta che mi avvicino. Si possono inserire in trama in un arazzo, per esempio. I bastoncini usati, diciamo, possono avere una seconda vita. Sì, tanto il mare disinfetta tutto, quindi si possono, come ho già fatto con... Quindi negli arazzi? Sì. In un arazzo, in trama, si possono benissimo inserire. Tu non te lo immaginavi questo uso qua? No, sono colpito. E non è una domanda casuale quella che l'ha rivolto, ovviamente, perché tra poco approfondiamo quello come che lei ha capo, fatto. Quello che lei ha fatto con i dischetti di plastica, tra l'altro ne sfoggia uno nella sua nuova vita. Però prima di chiederle di raccontarci, io mi rivolgo a Antonio. Serena Carpentieri un po' aveva iniziato ad accennarcelo, ma queste invasioni di dischetti di plastica, ma che cosa sono? Da dove arrivano? Come mai così tanti? Quando è che abbiamo cominciato a fare i conti con queste cose? Ma questo è un piccolo mistero, ce ne stanno di grandi più inquietanti, però questo è un piccolo mistero che incuriosisce e ci sono state avanzate varie ipotesi, qualcuno sui giornali ha scritto che c'è un carico che si è perso da una nave, è possibile invece come le paperelle che, quelle è possibile invece che qualche che magari erano per qualche motivo vecchi o difettati e che qualche impresa abbia voluto disfarsene senza pagare gli oneri e quindi le abbia abbandonate in un fiume, per ma esempio. Ma dove si trovano soprattutto? Dove sono stati trovati questi dischetti? Ma sono stati trovati dappertutto, in tutta da nord la costa sud, italiana, per cui vabbè, poi lì col gioco delle correnti si muovono. Certo. Il punto è che effettivamente è un fatto che non aveva precedenti, quindi io direi che è un episodio puntuale, cioè una cosa che è avvenuta una tantum, speriamo di liberarcene e che poi alla fine questo che non si replichi. Probabilmente, per quello che ne sappiamo, è un fatto accidentale, come dire, è come lo sversamento di una
di un tank in dunque mare, episodico, no? Sì. Rovita, se lei sta immaginando una seconda vita per il cotton fioc tanto caro al nostro Massimiliano, immaginiamo che cosa è stata in grado di fare con i dischetti. Ci racconti un po' che cosa ha realizzato, cosa ha inventato. Allora, dischetti, facendo una passeggiata sulla spiaggia, era impossibile non vederli, chiaramente erano ovunque, tutto il tratto di costa era costellato proprio di dischetti, ogni passo ce n'erano, non lo so, 50 ogni 10 metri o non lo so. E quindi nel raccoglierli... Quindi la prima cosa che ha fatto, l'ha detto, adesso li tolgo di mezzo. Sì. E l'ha cominciato a fare da sola, lei? Sì, pausa pranzo. Per quanto tempo? Ma un giorno intanto il primo giorno, siccome non riuscivo a godermi il mare in questo modo, perché sinceramente il pranzo mi andava di traverso... Si è fatta carico della pulizia. Ho detto, vabbè, io là. Intanto faccio il mio pezzettino, prendo il sacchetto che ho nello zainetto e ne raccolgo quello che posso, faccio un pochino. E poi l'intenzione era chiaramente di buttarli nel cassonetto da differenziata della plastica. Poi siccome per mia natura ho un'avversione a buttare le cose, cerco sempre di trovare una seconda vita. È seriale in questo? Ma no, vabbè, non... Però insomma, sì, va bene, una vita creativa, diciamo, una seconda, tutti quelli che, se intravedo un potenziale creativo, invece di buttarlo, tendo a... E quindi che cosa è successo? E perché noi vediamo delle sue creazioni lì, no? E nel trenesimo mano... I nostri telespettatori li stanno vedendo, io un po' meno perché non riesco ad andare oltre lo sguardo. Sì, però... ma nel tenerne in mano una, lo guardavo e siccome è una rete praticamente, la struttura è una rete, ricorda... Ha pensato a un telaio. No, ricorda la struttura tessile dei tessuti garzati, che è un tessuto, è una struttura tessile particolare. Allora, l'avrei pensato subito anch'io. Sicuramente. I tessuti garzati sono dei tessuti fatti apposta per i ricami e quindi questo dischetto ha proprio per sua natura questa struttura. Ho pensato che la cosa più naturale era ricamarci sopra. Quando ha cominciato questa cosa, che merita un bel applauso, da quanto lo sta facendo? Perché poi ne ha realizzate tante. Ho iniziato a inizio aprile. Ad inizio aprile ho iniziato, avevo già fatto un progetto all'università con i fenicotteri, che sono un po' la mia passione, poi anche il lago di Burano, il simbolo del lago di Burano, e quindi li avevo disegnati, li ho miniaturizzati, ho fatto il disegno, ho messo sotto il disegno, sotto al dischetto, e poi col lago ho cercato di ricreare la silhouette del fenicottero. Mi leva subito, quanti ne ha di questi dischetti? A casa poi me ne sono arrivati parecchi, perché chiaramente una volta... Ti è sparsa la voce. Sì, perché poi dopo questo, ero entusiasta di questo progetto e quindi ho contattato un amico, Fabio Cianchi, di WWF Oasi del Lago di Burano, e gli ho proposto di una partnership, di aiutarmi con questi dischetti, e quindi una parte del ricavato della vendita va ad un progetto naturalistico che faremo in collaborazione con WWF Oasi. È meraviglioso tutto questo. E quindi oddio, mi sono persa. E quindi diciamo ha incrociato il percorso del WWF. Ma si vendono? E quei dischetti li puoi acquistare. Chiaramente come possono acquistare? Anche come potete qui e poi potete scrivermi, li spedisco in tutta Italia, anzi anche fuori dall'Italia volendo. Li puoi regalare a tutta la redazione. A tutte le ragazze della redazione. Un dischetto costa 5 euro. Ecco. 5 euro, cioè allora, è certo, ma è bella anche il simbolo del WWF. Ciacci, noi ce le ricordiamo quando ci colleghiamo con lei per l'esperienza di Capannori, questo comune che tanto ha fatto aderendo alla campagna internazionale Rifiuti Zero. Ci vuole ricordare di che cosa si è trattato? Sì, era il 2007 e per primi in Toscana decidemmo di partire con la raccolta differenziata porta a porta e già ci dicevano che no, non stava in piedi economicamente quel servizio. Noi dicemmo no, sta in piedi quel servizio, anzi vogliamo rilanciare, perché ci sono delle sfide per cui oggi la politica è chiamata a costruire delle risposte, e noi ci dicevano che era un'utopia, noi volentieri raccoglievamo un'utopia, perché troppo poco spesso, sempre più spesso, sempre troppo poco spesso la politica si occupa di utopia
e di grandi obiettivi strategici per il nostro pianeta. E invece voi da lì siete partiti. Da lì siamo partiti e abbiamo detto: vogliamo raccogliere questa sfida e vi dimostreremo che è vincente. Che risultati in quanto tempo? I risultati sono stati eccezionali, perché abbiamo costruito dei posti di lavoro, abbiamo avuto dei risparmi sul servizio e abbiamo costruito enormi benefici ambientali. Quel servizio per fortuna ha avuto un effetto contagioso enorme, oltre che in tutta la provincia di Lucca, che oggi è l'unica in Toscana a raggiungere gli obiettivi di legge del 65%, in tutta Italia. Oggi sono 272 i comuni italiani che hanno aderito alla strategia rifiuti zero a distanza di qualche anno. Molti l'abbiamo avuti, ecco, ma molti li abbiamo avuti ospiti qua, piccolo. No, perché questa domanda delle grandi città. Non la volevi fare. No, è un po' da avvocato del diavolo, perché io sto pensando che città come San Francisco nel mondo hanno ottenuto grandi risultati. Ti ricordi anche i nostri ospiti qui che abbiamo avuto, Bengasi, il sindaco Lennuci, perché lo conosce. Corchiano. Quando si opera con una città più vasta, è utopia, è possibile? Perché la questione è sempre quella, cioè, si può riuscire? Assolutamente è possibile. Roma, l'Italia, a caso. L'Italia appunto su questo ha esempi che esporta e chiamati appunto da esempi a tutto il mondo. Ad esempio c'è il consorzio pubblico, totalmente pubblico, che gestisce 600.000 abitanti della provincia di Treviso, che ha superato l'86% di raccolte differenziate e ha ridotto a circa 40 kg abitante l'anno ciò che va ancora sul cemento. Ci sono esempi anche al sud. Ci sono esempi anche al sud. Ieri ero in Puglia, a Barletta. Barletta è una città di 100.000 abitanti che ha superato il 75% di raccolte differenziate. Io in questo momento lavoro a Rieti. Rieti è il primo capoluogo nel Lazio per raccolte differenziate. In due anni siamo passati dal 20 al 60, oltre il 60% di raccolte differenziate. Quindi una via praticabile. Ci sono tantissime esperienze. Parma è una città che ha adottato la tariffazione puntuale e con quella è il più grande capoluogo d'Italia per raccolte differenziate. Milano è una metropoli che ha adottato la raccolta differenziata dell'organico e ha superato il 50% di raccolte differenziate. Quindi c'è un trend di continua crescita in Italia, di cui appunto senz'altro ci possiamo vantare, tant'è che proprio in questi giorni stiamo organizzando a Brasilia il primo congresso mondiale di tutte le città rifiuti di zero del mondo, quindi da San Francisco al Giappone all'Australia ci ritroveremo tutti per la prima volta al mondo a Brasilia per celebrare insieme questi grandi risultati e raccogliere nuove importanti sfide, perché ricordiamo, c'è il problema dell'abbandono, è un problema fondamentale di cui dobbiamo occuparci, c'è il problema altrettanto importante su cui non siamo forse altrettanto concentrati nel vedere il problema, che è quello delle emissioni. Se superiamo un grado e mezzo dell'accordo di Parigi difficilmente riusciremo in questo pianeta a viverci, quindi sono sfide che non sono la da Francescano, tra poco lo scopriremo tra poco. Però c'è anche un piccolo mistero di capire che sta succedendo qui in studio. Vorrei sapere questo, perché quando ci sono cambiamenti così importanti come quelli avvenuti a Capannori, la gente inizialmente come reagisce e come ha reagito poi nel tempo? Perché all'inizio è un po' complicato anche fare la raccolta differenziata, come dire, c'è bisogno del tempo, perché bisogna ragionare dove posizionare quel determinato rifiuto. Però di capire bene la faccenda. Perché poi alla fine invece c'è soddisfazione, certo, no? Assolutamente. E questa è la reazione. Ci sono quattro strumenti, a mio giudizio. Il primo è l'informazione e il coinvolgimento, a partire dalla costante informazione e coinvolgimento delle scuole. Il secondo sono le informazioni tecnologiche, gli strumenti, le app che possiamo utilizzare, che ad esempio ce n'è una Junker, che semplicemente inquadrando il codice a barre ci dice dove va nella raccolta differenziata. Abbiamo ospitate qui le donne. Bravissima. Che l'hanno messa a punto. Il terzo strumento sono i controlli, per cui i vigili non è che debbano occuparsi solo di fare multe a chi parcheggia, si possono benissimo occupare, visto che l'80% degli abbandoni è riconducibile nelle tracce che vengono lasciate nei sacchetti a chi li ha abbandonati, per contrastare questo fenomeno. Cioè il bollino rosso, se sbaglio. Il bollino rosso, ma anche le multe, che vanno da 500 a 6.000 euro sugli abbandoni. E il quarto strumento è altrettanto importante, quello economico, per cui se si adottano degli strumenti, come abbiamo fatto a Capannori e tante altre città, di tariffazione puntuale, per cui chi meglio si comporta si sente anche più gratificato, c'è un meccanismo virtuoso che funziona benissimo. Ciuccio vuole aggiungere qualcosa? Sì, quella di Capannori è in realtà una metafora di come potrebbe andare il paese e di come va realmente. Il punto è che si usa molto parlare di narrazione. La narrazione che sta prevalendo, no? Come? Storytelling in qualche storytelling modo. Anche per chi preferisce l'inglese. La narrazione, lo storytelling che adesso va molto è quello, è questo. Sì, dovreste fare una serie di cose, sarebbe giusto farle, ma se voi non le fate e fate quelle che sarebbero vietate, noi vi incoraggiamo a farle, andrà tutto molto meglio.
Non mi pare che sia così. Se noi prendiamo il debito che abbiamo con la natura, poi ce n'è un altro di cui si parla in genere in un'altra sede, di quello, ma noi non ne parliamo, sì, noi parliamo del debito con la natura, ma il trend è simile. Noi abbiamo fatto un grande debito con la natura e non lo stiamo pagando. Non è che non pagarlo e mettere la testa sotto il tappeto ci fa andare lontano. Tra poco ci sono gli interessi. Paghiamo gli interessi, paghiamo gli interessi in termini di inquinamento. Cioè noi dobbiamo far fronte a quello che è stato fatto in passato e rispondere in una maniera che sia conveniente dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. O le tre cose si congiungono o ne facciamo nemmeno una. Ecco, mi piace sottolineare, mentre andiamo da Simone per sentire cosa dicono i nostri tre spettatori, che tu hai scelto un titolo bello, perché Ecologia del desiderio del tuo nuovo libro, cioè ricordare che ci possiamo prendere cura del pianeta senza rinunce, che abbiamo parecchio da guadagnare, non è per niente scontato. No, credo di no, perché appunto non è quello che in genere viene proposto. Viene proposto l'ambiente come il periodo delle vacche grasse, quando proprio l'economia va molto bene, allora io do una mancetta anche agli ambientalisti, esatto, perché in fondo anche loro hanno fatto la loro cosetta. E poi, siccome sono un amministratore molto bravo, la domenica permetto agli ambientalisti di andarsene in bicicletta, faccio una pista che porta nel nulla, una pista ciclabile che porta nel nulla, e li faccio scorazzare felici tu la domenica. Tu ci stai provocando come abitanti della capitale. Perché durante i giorni feriali si vada disciplinati in macchina a prendere inquinamento, a produrre emissioni, a perdere PIL, perché le città inquinate perdono PIL, sono poco appealing per i capitali. Noi così i capitali li facciamo scappare, perché non rispettiamo il debito con la natura, non rispettiamo nemmeno l'altro debito, e saremo un paese da cui il mondo più avanzato fuggirà o cambiamo strada. Ecco perché, Simone, noi desideriamo un mondo diverso, e sappiamo con i racconti che ci stanno facendo che è possibile, che non è utopia. È vero, è vero. E noi abbiamo fatto una domanda diretta ai nostri telespettatori, no? Siete preoccupati? E ci sono arrivate delle risposte altrettanto dirette. La prima è stata Antonella, che ci ha detto: certo che sono preoccupata, e sapete perché? Perché tutta quella plastica noi la mangiamo ogni volta che cuciniamo pesce. E poi Roberta: abito vicino al Po e la sporcizia del fiume arriva sulle spiagge. Noi siamo molto attenti, ma alla fine questo è un impegno che coinvolge tutti. Luigi: proprio ieri ho sgridato una mia amica perché ha buttato nel water il cotton fioc. Spesso non ci pensiamo. Ma struttura lo scarico, no? Poi tocca seguire la rubrica delle riparazioni con Massimiliano. No, però tocca poi aggiungi. Tocca seguire quella con te. Però la poi aggiunge, dice, non fosse altro. Spesso non ci pensiamo, caro Massimiliano, ma i nostri piccoli gesti possono fare dei grossi danni all'ambiente. E poi Mario: è una vergogna, anche perché così ci stiamo facendo del male da soli. Devo essere sincero, nella mia Napoli le spiaggette sono pulite. E poi arrivano due domande. La prima da Olga: sicuramente i cittadini hanno delle responsabilità, ma come si comportano le navi? È vero che riversano nel mare i loro rifiuti? E poi chiudiamo con Barbara. Credo di sì. Scusate, ma è vero che le sostanze presenti nella plastica e ingerite dai pesci possono poi essere assorbite dall'organismo umano? Ecco, io chiedo subito a Grazia, e brevemente, di dare due risposte qua. Poi vado a Carpentieri, perché è rimasto in sospeso questa questione. Con il pesce mangiamo anche la plastica? Grazia. Certo, perché... Carpentieri, c'è un'altra faccenda. Grazie, con pesce mangiamo anche la plastica. Beh, evidentemente c'è una catena alimentare, quello che tu butti in mare poi passa nel pesce piccolo, che è mangiato dal pesce grosso, ci torna. Una cosa dobbiamo capire: il rifiuto si rifiuta di fare il rifiuto. Ecco, bella questa. Torna questa sempre. Noi lo chiamiamo... Allora, per Massimiliano lo ripeto, perché sì, così sì, ecco, in camera. Il rifiuto si rifiuta di fare il rifiuto. Cioè, tu me butti via e io torno. Bene, adesso l'ho capito. Chiaro concetto. Bella. Ha capito lui, è efficacissima. È efficacissima. È una metafora che si può adattare in tanti contesti. Allora, no, io già e penso poi ci ritroviamo anche dentro contesti. Di noi, perché appunto mangiamo, no? Tutti i santi giorni cibo inquinato, respiriamo aria inquinata e così via. Allora, la cosa principale da capire però è: yes, we can. Possiamo cambiare metodo di produzione e di consumo? Yes, we can. Possiamo cambiare le nostre abitudini di stile di vita, pur con un po' di fatica? Non solo yes we can, adesso cambierei proprio e metterei yes we must, che in inglese vuol dire dobbiamo. Perché guardate che c'è veramente pochissimo. No, io stavo pensando quanto... coinvolge, sì. Voglio capire che ha cacciato lei. L'ho cacciato... A proposito di abitudini, tipo lei fa la spesa così. Sì, allora io perché non solo la conosci, lo faccio da così, qui, la con questo, ma da 30 anni. Ma c'è tutta la spesa? A me... No, mica c'ho. Dentro c'ho d'altra.
ne metto 4 o 5. Ecco, perché io solitamente prendo due voraci animaletti. Vabbè, ti tiri dietro un cartello, un carrello, abbi pazienza. Comunque, carrello, a parte le battute, si può benissimo usare la sporta, anche queste qui fatte di... La mia l'ho presa in Amazzonia insieme a Cianciullo, ma però si trova dappertutto, quindi niente scuse, no, eravamo insieme in Amazzonia per fare dei servizi sulla foresta in fiamme. Allora, si possono cambiare gli stili di vita, si possono cambiare le abitudini, abbiamo già detto le norme ci sono, i divieti, ma anche tanta innovazione. Noi dobbiamo fare una cosa che si chiama conversione ecologica della società e dell'economia, come scrive Papa Bergoglio. Ecco, ce l'ha detto qualcuno, lasciamo impronte leggere. Ecco, e anche, sì, esattamente. Perché quindi, il mondo non c'è appartiene. Sì, però una cosa che vorrei dire con grande chiarezza, c'è poco tempo. Guardate, questa borsa l'ho fatta quando ero portavoce dei Verdi Europei sul cambiamento climatico, 20 anni fa. Ecco. Allora, per il cambiamento climatico, per riuscire a frenarlo, non si dice proprio a risolvere, perché non è più risolvibile, c'è una decina d'anni. Abbiamo capito che dobbiamo fare tutto adesso, altrimenti lasciamo ai nostri figli un pianeta avvelenato e non più abitabile. Ecco. Vogliamo... Invece in politica non ne parla più nessuno, come dice lui, tutto accantonato, come se i problemi non ci fossero più. Sono degli incoscienti. Diciamo, qui c'è da fare una rivoluzione politica, ma anche etica, domandandoci, certo, insomma, che non siamo noi i fruitori. Ognuno di noi. L'egoismo di pensare che, insomma, quello che succede dopo di noi, il diluvio, tocca abbandonare questa prospettiva. Carpentieri, in fatto proprio spiccio, concreto, prima Massimiliano ha avuto un sussulto quando abbiamo detto come i cotton fioc arrivano, perché va ricordato anche come si usa il water, si usa male, cioè gli italiani ci buttano dentro tutto quasi fosse la pattumiera. Sì, purtroppo il 10% di quello che si trova sulle spiagge arriva dagli scarichi, quindi dalla mancata depurazione, da tutto ciò che noi buttiamo nel WC di casa nostra, quindi un cotton fiocco ogni metro di spiaggia italiana è esattamente quello che arriva dai bagni di casa nostra, quindi nessun rifiuto va buttato nel WC, biodegradabile, non biodegradabile, di plastica, di qualunque tipo di materiale, c'è il rischio che finisca in mare inquinandolo e frammentandosi in milioni di microparticelle, perché la plastica produce questo tipo di inquinamento. Per fortuna, diciamo, l'anno scorso abbiamo fatto la nostra indagine, abbiamo trovato una mole incredibile come quest'anno di nuovo di cotton fioc sulle nostre spiagge, abbiamo promosso un disegno di legge che è stato approvato come emendamento alla legge di bilancio a dicembre scorso, e quindi sicuramente dal 2019 sarà vietata la produzione e la commercializzazione di cotton fioc in plastica a favore di quelli biodegradabili e compostabili. Quindi gli altri scompariranno dagli scaffali? Esatto, sì, sarà proibito commercializzarli, sicuramente una buona notizia insieme al bando delle microplastiche all'interno dei cosmetici. Naturalmente le leggi sono importanti, però anche in questo caso non sono abbastanza, perché anche gli oggetti che vengono definiti e che sono biodegradabili e compostabili è buona norma non abbandonarli in giro né tantomeno buttarli nel WC. Quindi la regola numero uno di non buttare niente negli scarichi di casa nostra comunque continua ad essere regola aurea. No, a me fa impazzire la prima regola. Butti le cose nel water, una cosa che è proprio... E non solo cotton fioc, troviamo di tutto sulle spiagge, è inimmaginabile, troviamo blister di medicinali, aghi da insulina, lo troviamo sulle spiagge, però la fonte è inevitabilmente quella. Lo scarico è la pattumiera praticamente. Assorbenti, salva slip, tutto quello che noi consumiamo in bagno in qualche modo si trova anche sulle nostre spiagge. Ciacci, ma dall'esempio di Capanno, la raccolta differenziata, che è poi l'altro potente strumento, no, per ovviare a tutto questo, la gente come la sensibilizziamo? A Capanno come ci siete riusciti? Ci siamo riusciti appunto con questa diversificazione di strumenti, dall'informazione al coinvolgimento a partire dalle giovani generazioni nelle scuole e poi con lo strumento economico principe che è la tariffazione puntuale. Ma devo dire che grazie a questo strumento e alla partecipazione attiva dei cittadini continuamente abbiamo avuto stimoli che abbiamo attuato e abbiamo raggiunto degli obiettivi che neanche immaginavamo all'inizio. Ad esempio, quando è un'attività che facciamo costantemente, andiamo a vedere in quel 20% cosa ci finisce per contrastare ancora e ridurlo ulteriormente.
ulteriormente. E abbiamo visto, abbiamo aperto un caso di studio su delle capsule del caffè usa e getta, ad esempio, perché sembrava un problema irrisorio, in realtà ne abbiamo visto una quantità enorme in e quel lì... 20%. E lì è partita un'iniziativa verso una grande azienda multinazionale che, visti gli articoli di stampa che abbiamo fatto uscire a livello nazionale, ha iniziato a produrli biodegradabili invece che di plastica. E anche questo è un passo considerevole in avanti e ci riporta agli Essio Campus. Siamo di Grazia Francescato Rovida, siamo dobbiamo, proprio in conclusione. Siccome so che del riuso lei ha fatto proprio una filosofia di vita, appunto gli arazzi, ma quella cosa bellissima che indossa è farina del suo sacco, arriva da un telaio a mano, quello delle nonne. Sì, è un telaio manuale, 100% di legno e non ha alcuna parte meccanica, quindi non produce nessuna... non emette CO2 nell'ambiente. Mi dica una cosetta su questo arazzo che vedo. Questo è un arazzo ispirato al mare, si chiama Esercizi Tessili Inerenti al Mare. E quello che vedete, quei pezzettini che vedete orizzontali, quelli sono degli scarti dell'industria tessile. Sono i campionari dell'industria tessile che io ho conservato e poi ho reinserito in trama nella razza. Bellissimo quello che fa, quello che ci racconta, sì. Anche perché ricordiamo che insomma anche l'industria tessile inquina parecchio e quella via nuova è una via assolutamente da percorrere. Grazie a tutti i nostri ospiti. Grazie. Saremo da oggi tutti grazie. Più consapevoli e più attenti, speriamo. Speriamo. E noi torniamo domani, come puntuali. Sempre puntualissime alle 13:50 domani. Vi aspettiamo.